No, volevo partire solo, devo fare l'appello per i componenti della seconda commissione prima di partire con la seduta. Ok, mi sembrava doveroso avvisarla. No, va bene, eventualmente insomma, chi arriva interviene, cioè puoi accedere senza problemi. Allora, Bozzoli. Presente. Rubiani. Borsari. Conte. Mi sembra di averlo visto. Gaddi. Pescetelli. Ligabue. Presente. Maio. Cardinazzi. Presente. Grossi. Presente. Forti. Presente. Ori. Presente. Rossi. Presente. Venturalli. Presente. Vincenzi. Presente. Gasperi. Presente. Arletti. Va bene, allora aspettiamo un minuto e poi partiamo. Presidente, ho visto che c'è anche Paola Borsari, ho visto che durante l'appello prima forse non ha risposto, non so se no. Buonasera a tutti, scusate, ero in un'altra riunione, scusate ritardo, non sentivo niente. Sì, grazie mille, avevo infatti e ho già segnato la sua presenza. Grazie.
Scusateci, abbiamo un problema tecnico, deve partire la registrazione. Vi chiedo di pazientare ancora qualche minuto. Chiedo gentilmente se qualcuno può attivare il microfono e parlare, stiamo facendo delle prove. Pronto, prova, 1, 2, 3, pronto, sa, 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 sa. Grazie mille. Un concerto. Chiedo ancora scusa, qualcun altro mi fa l'ultima prova. Prova, 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 prova. Sentite? Sì, perfettamente. Bene.
Presidente, vedete collegata Silvana Borsari? La dottoressa, no. Silvana Borsari? No, Stefania, stavo guardando anch'io, non la trovo. No. Allora la chiamo perché adesso, la... adesso si sta collegando adesso. Perfetto, grazie, grazie. Scusate, buonasera a tutti. Ciao, buonasera Silvana. Buonasera. Ciao Silvana, ciao. Ciao Stefania. Ha parlato nel microfono, però si sentiva. Come l'altra volta. Ok, ok, quindi parlate che da casa. Lei in sala sente una computer invece che dalle casse. Allora. Buonasera a tutti, ci scusiamo per il ritardo che abbiamo avuto, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici. Allora, stasera siamo qua riuniti, è stata convocata la convocazione, la seconda commissione dell'Unione delle Terre d'Argine, allargata ai consiglieri e agli assessori dei quattro comuni. L'argomento di cui tratteremo stasera è l'andamento della campagna vaccinale. Abbiamo ritenuto opportuno allargare questo incontro a tutti i consiglieri e gli assessori delle quattro amministrazioni perché riteniamo che in questo momento che stiamo vivendo sia importante dare la possibilità a tutti i consiglieri di poter approfondire questo argomento e di poter anche porre delle domande agli esperti che ci saranno stasera. Ricordo che la seduta è trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube istituzionale dell'Unione Terre d'Argine. La scaletta di stasera prevede un'introduzione da parte dell'assessore alle politiche socio-sanitarie dell'Unione, Alberto Bellelli, una relazione sull'impostazione della campagna vaccinale provinciale da parte della dottoressa Silvana Borsari, direttrice sanitaria dell'AUSL di Modena, e un approfondimento sull'organizzazione della campagna vaccinale nel nostro distretto dell'Unione Terre d'Argine, da parte della dottoressa Stefania Scari, direttrice del distretto di Carpi. In seguito a questi interventi sarà possibile da parte dei consiglieri porre delle domande di approfondimento agli esperti presenti all'incontro. Non perdo ulteriore tempo, passo la parola all'assessore Bellelli. Sì, buonasera a tutti, sarò molto breve perché penso che stasera sia un'occasione importante per potersi misurare con quella che è una poderosa organizzazione di una campagna vaccinale che sappiamo tutti essere il punto fondamentale e di svolta di questa grande fase che stiamo vivendo della pandemia. Abbiamo una sfida, il vaccino non è una parte della soluzione, è la soluzione. Noi siamo l'altro pezzo della soluzione come comunità nel tentativo di fermare il virus con i nostri comportamenti, con le nostre scelte e con quello che quotidianamente agiamo. Io ho ancora i numeri, gli ultimi che la dottoressa Ascari ci ha fornito ed erano quelli di riferimento del 5 aprile sullo stato degli ospedali. Immagino che stasera Silvana Borsari darà altre cifre, ma io faccio riferimento al 5 aprile, era l'ultimo aggiornamento che Stefania Ascari ci dava complessivamente, e si parlava di 510 ricoveri, 35 ricoveri su Carpi, 6.194 positivi, il 16% in meno rispetto alla settimana precedente. Sono numeri che ci raccontano di un'evoluzione con una calmierazione negli effetti più complessivi, ma ci raccontano ancora di una fase di altissima attenzione e pressione costante sugli ospedali. Perché parto da qui? Parto da qui perché ovviamente la necessità di organizzare una campagna vaccinale coinvolgendo il personale ospedaliero che è già fortemente
stanco e con il peso di un lavoro di un anno, un lavoro incredibile che è stato messo in campo, non è semplice. Non è semplice, ci sono anche dei fattori che vanno a complicare questa cosa, due proverò a citarli, ma deve essere però anche oggetto di grande riconoscenza e consapevolezza da parte di tutta la società. Oggi noi abbiamo qua la dottoressa Stefania Scari, la dottoressa Silvana Borsari, penso che di farlo a nome di tutti quanti i consiglieri che sono collegati, di fare un ringraziamento con il loro tramite a tutti gli operatori ospedalieri, ma non solo, a chi lavora attivamente ogni giorno dentro l'ospedale, dentro al territorio, dentro ai poliambulatori, laddove si produce sanità, perché lì oggigiorno il filo della tenuta delle politiche per la salute ha dovuto affrontare difficoltà nuove, quotidiane, carichi da lavoro incredibili, quindi dottoressa Borsari, dottoressa Scari, fatevi portatori a nome, penso proprio di tutta questa, questa commissione di stasera, del nostro ringraziamento per quello che state facendo. Continuiamo a fare il tifo per voi anche in questa seconda fase, dove me i riflettori della pandemia sono puntati in altre direzioni, comprensibili, la difficoltà economica e sociale delle chiusure, ma non dobbiamo dimenticarci di quella stagione in cui apparivano di fronte ai pronto soccorsi e agli ospedali quegli striscioni che incitavano chi era là dentro a lavorare. Siamo con voi, era quello il segnale, continuiamo ad essere con voi anche in un momento complicato e complesso come quello che abbiamo dinanzi oggi. È una grande sfida quella della vaccinazione, è una grande sfida. È una grande sfida che deve avere in primis un elemento culturale, deve vedere impegnati tutti quanti noi, istituzioni, perché qua le istituzioni ce ne sono collegate nelle icone che vedo, ahimè, per la non possibilità di trovarsi direttamente, vedo rappresentate ognuno di noi, consiglieri, sindaci, assessori, di essere una parte culturale che avvicina alla possibilità di fare il vaccino, ad essere parte con quel vaccino non soltanto della responsabilità della propria salute, ma anche della responsabilità della salute degli altri. La copertura che può dare l'assicurazione di copertura di gregge è un obiettivo veramente ambizioso ed è un obiettivo da raggiungere il prima possibile. Quindi la sfida culturale va messa in campo con responsabilità da parte di tutti quanti. Ora, noi stiamo assistendo a settimane difficili perché leggiamo i giornali, apriamo il web, la incostanza delle forniture dei vaccini sono un elemento che non solo ci preoccupa, da una parte, ma dall'altra parte deve, e penso che sia l'occasione stasera per dirlo, deve anche fare comprendere quanto sia difficile organizzare una campagna vaccinale in un momento in cui non hai la regolarità dei flussi di approvvigionamento dei vaccini stessi. Dobbiamo immaginare che la maggior parte di questi vaccini, se escludo il tema del Johnson & Johnson, che in questo momento sta vivendo un'altra parentesi di quelle, insomma, un giorno penso ci si scriverà un libro su queste vicende del blocco dei vaccini, delle forniture, eccetera, ma gli altri vaccini richiedono una doppia somministrazione, quindi sostanzialmente dal primo vaccino di una persona scatta un calendario, una sorta di timer di quelli da fornello, entro la quale bisogna arrivare a chiudere l'impianto vaccinale. A questo si assomma l'evolversi della campagna con, diciamo così, con l'introduzione di sempre nuovi target, a volte anche qualche cambio di target in corso, perché si è fatto uno switch in alcuni momenti, passando dal target per cluster, per parti di età, a quello per parti di società e di comunità, a quello per età, a quello anagrafico, diciamo così.
sono elementi che stressano ancora di più la struttura, perché dietro un vaccino c'è una prenotazione, c'è il personale che si deve organizzare, ci rendiamo conto di questo. Sono qua a ripetere, e lo dico ancora una volta, che c'è piena ed ampia disponibilità, siamo pronti a dare una mano per tutto quello cui si può dare una mano come enti, come unione e come ovviamente singoli comuni, nella permettervi di poter, diciamo così, trovare le strutture o perché no, anche ovviamente le scelte migliori che possono accompagnare rispetto a questa che è una sfida di collettività e di tutti quanti. Quindi sappiamo che in questi giorni sono roventi i telefoni perché accadono degli inciampi e non sono dovuti all'organizzazione a livello locale, ma sono dovuti agli approvvigionamenti. Questo complica ancora di più. La preoccupazione deve essere una preoccupazione di tutti quanti, perché ovviamente dobbiamo rendere più agevole possibile l'opportunità vaccinale. Sottolineo un tema che è di natura prettamente comunicativa e mi auguro che anche la nostra commissione di stasera, quella che svolgiamo tutti assieme con tutte le forze politiche, con quello che ognuno di noi, proprio piccolo, rappresenta, lo dico in termini più valorizzanti possibili, possa essere un aiuto all'ambito comunicativo. Non è sempre semplice convivere con messaggi di sempre maggiore estensione dei punti vaccinali a livello nazionale e poi fare i conti con una povertà di forniture di vaccini. Cioè passano messaggi nei media nazionali di un certo tipo, viviamo una situazione che poi nei territori invece ci vede. Io vi immagino, dottoressa Borsari e dottoressa Scari, mi chiamo dottoressa poi nella vita, poi ci chiamiamo col nome perché ci sentiamo 20 volte al giorno, vi immagino con la biro a spuntare ogni singolo nome per tentare di capire come alla fine della giornata avere utilizzato al meglio quello che si ha. E capisco che dietro questo, quando stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, il meccanismo sia quantomeno enorme da gestire, complicato e difficile. Mi permetto un'ultima cosa, sapendo che sono anche giorni in cui si stanno facendo riflessioni importanti, non soltanto nell'ambito del centro vaccinale, che è quello che simbolicamente in questo momento nell'immaginario collettivo è la campagna di vaccinazione, ma si stanno facendo anche riflessioni, immagino, importanti sul tema della domiciliarità, ad esempio, che è uno degli ambiti che per alcune fasi della popolazione, penso quelli più fragili, quelli che necessitano di risposte, e quindi la preannuncio una domanda per capire se sta andando bene con i medici di medicina generale o si rafforzerà un meccanismo di coinvolgimento delle USCA. Lo dico perché anche in questo frangente voglio sottolineare quanto siano state formidabili le USCA nella fase della pandemia. Noi abbiamo scoperto una sanità di prossimità che secondo me, augurandoci di passarla il prima possibile, una fase che comunque quella pandemica durerà per anni, non finisce domani mattina, ma per capirci, questa innovazione delle USCA sarà un elemento, a mio parere, innovativo a prescindere dalla sanità tutta, perché abbiamo risolto dei problemoni con le USCA, fatemelo dire in questo modo. Quindi la prima domanda era anche per capire non soltanto il centro vaccinale e la campagna in quanto tale, ma quanto si va ad approfondire questa riflessione che va negli ambiti appunto della domiciliarità. La seconda è che leggiamo dei protocolli rispetto alle imprese, al coinvolgimento del territorio, eccetera. Io non so dove dirlo se non dirlo qua. Ci sono delle aziende, che sono poco aziende, ma ci sono, che si chiamano, che non sono vere aziende, sono enti, si chiamano Comune di Carpi, Comune di Novi, di Soliera, di Campo Gagliano, Unione Terre d'Argine, se funziona fare dei protocolli pronti domani mattina. Lo faccio semplicemente notare perché, con tutto il rispetto assoluto del mondo lavorativo, se si blocca l'anagrafe di uno dei nostri comuni, si blocca tre quarti di tutto il resto. Lo dico perché penso
che l'attenzione anche rispetto al lavoro non dipende da voi, non dipende da voi, ma lo faccio notare in questa sede, perché se non lo faccio notare in questa sede non saprei dove farlo. Ci sono anche gli enti locali, non dico gli amministratori, i sindaci, che quelli tanto prima o poi arriveranno. Sto parlando di chi lavora dentro gli enti per assicurare funzioni essenziali. È stato usato un metro con le polizie municipali, lo trovo giusto, perché sono state accorpate le forze dell'ordine. Ricordatevi che dentro gli enti, ricordategli voi a chi sta sopra, che dentro gli enti vi sono un'altra serie di funzioni che sono indispensabili, spesso e volentieri anche per dare delle risposte celeri e forti anche al mondo della sanità quando chiede delle decisioni celeri e forti, per capirci. Quindi volevo sottolineare che sul tema dei dipendenti pubblici all'interno degli enti, mi piacerebbe che fosse più equiparato al tema del mondo produttivo, perché altrimenti fatichiamo. Ma questa è una riflessione che facevo per i ruoli all'interno della comunità tutta. Io vi lascio la parola, non prima di dire che mi auguro che ognuno di noi, dall'esperienza di oggi, dall'incontro di oggi, possa portare quel messaggio che è indispensabile vaccinarsi, che è un orgoglio vaccinarsi, perché fare quel vaccino significa avere salvato non soltanto la propria salute, ma appunto quella degli altri, salute fisica e, adesso l'abbiamo imparato, anche sociale ed economica. Grazie. Bene, passo la parola alla dottoressa Borsari. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito e per questa occasione. Adesso io vorrei utilizzare delle diapositive, quindi provo a vedere se riesco a farle passare. Questo programma non l'ho mai usato. Vediamo come posso fare. Ok. Allora. Ecco, non so se riuscite a vederla in questo momento. Riuscite a vedere? Sì, si vede. Sì. Benissimo, grazie. Allora, vediamo anche se si vede andando avanti. Adesso molto brevemente, com'è la situazione pandemica? Un po' lo diceva già il sindaco e assessore Bellelli. Vedete il tasso settimanale di incidenza per 100.000 abitanti nell'ultima settimana, dal 6 aprile al 12 aprile, si è ridotto notevolmente. Sapete che il limite erano i 250 su 100.000 abitanti, siamo arrivati a 161 nell'ultima settimana. Nelle ultime due settimane l'incidenza media è 199 e questa è la media settimanale dei primi tamponi positivi. Vedete che eravamo sempre sopra 10, 11, siamo stati anche oltre il 10 e adesso siamo a 8,2%, quindi c'è una oggettiva riduzione in questo momento. Questa è la riduzione nelle fasce di età e vedete che anche qui le fasce di età sono tutte in riduzione. In questo momento è quella 19-24 anni, che è quella un pochino ancora più alta. Vedete, quella dei 75 anni e più è molto molto in riduzione, molto bassa da questo punto di vista. E in parte, io credo possiamo imputarlo anche alla campagna vaccinale che stiamo facendo, dopo vediamo come siamo messi su questa fascia di età. Questo è l'andamento nella scuola, sono i focolai, vedete fino al 15 marzo abbiamo avuto un numero di focolai importanti nelle scuole, poi c'è stata la chiusura, dal 6-7 aprile si è riaperto e qui vedete che cominciano di nuovo dei piccoli focolai nelle scuole dopo l'apertura, ma questo io credo che sia abbastanza normale, ce l'aspettavamo. Questo è il tasso settimanale di incidenza nei distretti, nei vari distretti della provincia, vedete c'è il distretto di Carpi, è 170, la provincia sempre per 100.000 abitanti, 161 sulla provincia. Abbiamo alcuni distretti, Mirandola è un po' sotto la media provinciale,
Modena è sotto la media provinciale, Castelfranco anche, Sassuolo è sopra la media provinciale, il distretto di Sassuolo è sempre stato molto colpito, Pavullo è decisamente sopra la media provinciale, Vignola è sopra la media provinciale. Sassuolo, Pavullo, Vignola e anche Castelfranco, che adesso però è migliorato molto, sono stati molto colpiti in questa seconda ondata. Queste sono le persone seguite in isolamento, vedete che siamo arrivati a 6.800 persone in isolamento tra casi e contatti, e devo dire che quando ne avevamo 16.000 qui al 13 marzo eravamo messi molto peggio, insomma, quindi stiamo decisamente migliorando, anche se i numeri ancora sono numeri importanti che comportano comunque un grande lavoro anche sul territorio. Questo è l'RT a livello provinciale, che vedete finalmente si è abbassato, siamo costantemente sotto all'1, quindi è un dato assolutamente positivo. Questi sono i posti letto di cui parlava prima Bellelli, e vedete abbiamo ancora 475 posti letto occupati di area Covid, 32 semi-intensive e 70 posti letto in intensiva. Stiamo parlando ancora di numeri importanti, anche perché sui posti letto l'effetto della riduzione dell'incidenza del Covid lo si vede dopo almeno due o tre settimane, quindi ci aspettiamo una riduzione maggiore nelle prossime settimane. Abbiamo peraltro il contesto del privato accreditato della provincia che ci sta aiutando, in particolare Fogliani e l'Esperia Hospital, che ci sta aiutando sia sulla parte chirurgica ma anche Villigea e Speria per la parte della degenza post acuti, e Villa Pineta sempre post acuzie. L'ospedale di Sassuolo ci sta aiutando per quanto aiuta il policlinico per quanto riguarda l'attività chirurgica di senologia. Quindi vedete che abbiamo di fatto nella piattaforma, abbiamo utilizzato tutte le strutture che sono presenti sul territorio proprio per utilizzare al meglio tutte le possibilità che abbiamo. Ovviamente le strutture esterne ci hanno aiutato soprattutto sulle piattaforme chirurgiche, sulle degenze post-acuti, ovviamente non sulle terapie intensive. Questo è il dato dei ricoveri, vado avanti perché tanto... Ecco, questi invece sono i ricoveri OSCO, devo dire che da sia nella seconda che in questa terza ondata per noi sono stati fondamentali gli OSCO. Noi abbiamo 3 OSCO che sono Covid, che sono quello di Fanano, quello di Soliera e quello di Novi, anche adesso hanno un'occupazione del 90%, più abbiamo un OSCO che è quello di Castelfranco che è rimasto no Covid, e sono stati per noi fondamentali per tenere in equilibrio tutte le attività dei vari ospedali e per riuscire a fare un passaggio intermedio tra l'ospedale e il domicilio. Queste sono le fasce di età delle persone che sono ricoverate. Vedete che le fasce di età, soprattutto oltre gli 80 anni, cominciano ad essere poco ricoverate. Se noi avessimo fatto questo tipo di analisi nelle ondate precedenti, sarebbe stato completamente diverso, cioè gli 80-85 avevano dei tassi di ricovero molto più alti, e qui si risente, sono abbastanza sicura, della vaccinazione che abbiamo cominciato a metà febbraio in modo significativo sugli ultra 85enni. Dopo vi faccio vedere la parte delle vaccinazioni. Questi sono i ricoverati per 100.000 residenti per distretto, 15 marzo, 12 aprile. Vedete che si stanno riducendo. Sassuolo, vedete che livelli era arrivato, ma sta riducendosi. Pavullo ancora non ha questo calo importante, ma Castelfranco, tutta la provincia, lo stesso Carpi ha ridotto proprio in modo importante, e non ha
non aveva, non ha mai avuto in questa ultima ondata dei tassi elevati né di pazienti positivi né di ricoveri. Allora, vediamo invece la campagna vaccinale, che è quella la cosa che più ci interessa. Insomma, voi sapete quali sono i vaccini che abbiamo a disposizione, sono quelli ad mRNA, che sono Comirnaty, Pfizer e Moderna, sono ad RNA messaggero, più abbiamo il vaccino AstraZeneca in questo momento, che è un vettore, un adenovirus di scimpanzé non replicante. Le modalità di somministrazione sono per i due ad mRNA con due dosi, quindi due somministrazioni, una a distanza di 21 giorni e l'altra a distanza di 28 giorni, 4 settimane. L'ultima indicazione di AIFA è che entrambi questi vaccini possono essere, la seconda dose di entrambi questi vaccini può essere somministrata in sicurezza con una buona risposta e una chiusura buona del ciclo vaccinale anche a 42 giorni, quindi con un mese e mezzo di distanza tra una vaccinazione e l'altra. AstraZeneca, anche AstraZeneca ha due dosi a distanza di 12 settimane, 4 sono, è un'indicazione vecchia che è rimasta nella diapositiva, ma la distanza è di 12 settimane, a 3 mesi. La campagna vaccinale, come si è sviluppata la campagna vaccinale? Siamo partiti il 27 dicembre, erano prevalentemente gli operatori sanitari, dal 31 dicembre abbiamo cominciato anche la campagna, quindi operatori sanitari delle nostre strutture ospedaliere, delle strutture ospedaliere accreditate, perché uno degli obiettivi principali era quello di mettere in sicurezza tutto il sistema sanitario che doveva ricoverare le persone e quindi assistere le persone positive, per cui ovviamente i nostri ospedali, i nostri OSCO, ma anche le strutture ospedaliere accreditate che ci hanno aiutato, come vi dicevo prima, nell'assistenza sia sul Covid che sui no Covid, perché l'altra cosa importante secondo me da comprendere è che in queste ultime due ondate, novembre e marzo, febbraio-marzo, in realtà noi abbiamo avuto, non c'è stato sostanzialmente un lockdown vero e proprio, per, e soprattutto l'attività ambulatoriale per i no Covid è continuata sostanzialmente uguale, quindi non c'è stata una riduzione importante delle attività, tranne che le attività di chirurgia, ovviamente perché non potevamo utilizzare, non avevamo posti letto e anche personale da utilizzare nelle sale operatorie. Quindi l'obiettivo è stato mettere in sicurezza le strutture ospedaliere e contemporaneamente mettere in sicurezza le CRA, che erano state quelle che ci hanno creato e hanno avuto e hanno dato il tributo peggiore in termini di malattia e anche di morte rispetto alle ondate precedenti. Quindi il primo obiettivo è stato raggiungere tutti gli ospiti e gli operatori che lavoravano all'interno delle CRA, compreso anche dall'inizio le persone in assistenza domiciliare, ADI. Successivamente dal 16 febbraio abbiamo iniziato, 16 febbraio era questi primi vaccini sono stati tutti utilizzati Pfizer perché sono stati i primi ad arrivare, per cui tutta la popolazione che è stata vaccinata con Pfizer. Poi successivamente, ma verso fine febbraio, è cominciata ad arrivare anche AstraZeneca, che inizialmente, se vi ricordate, aveva una limitazione veniva utilizzato solo per le persone sotto i 55 anni. Quindi è stato utilizzato ed è iniziata una campagna vaccinale per la disabilità, i caregiver, in parte soprattutto disabilità, centri residenziali, centri diurni, che potevano utilizzare, se non avevano delle alte vulnerabilità, anche AstraZeneca, le forze dell'ordine,
il personale, la popolazione scolastica, gli operatori scolastici, tutti questi sono partiti con la vaccinazione, quindi non è stata più solo l'età, perché era disponibile AstraZeneca che doveva essere utilizzato sotto i 55 anni. Sugli over 85, sull'età invece, siamo partiti il 16 febbraio, sempre con Pfizer, con gli over 85. Il primo di marzo siamo partiti con gli over 80, il 2 marzo, il primo marzo è stata la prenotazione, il 2 marzo erano già le persone in prenotazione, sono state vaccinate, quindi 2 marzo 80-84 anni. Dal 16 marzo abbiamo iniziato con i 75-79 anni. A questo punto, nel frattempo, se ricordate, è cambiata l'indicazione su AstraZeneca e anziché in età sotto i 55 anni, AstraZeneca si è cominciata a dire doveva essere utilizzata nella popolazione più anziana e quindi abbiamo iniziato la fascia di popolazione 75-79 anni proprio con AstraZeneca. In marzo 2021 abbiamo potuto iniziare, avendo fatto già la gran parte degli ultra 85 anni e degli ultra 80 anni, abbiamo potuto iniziare con Pfizer la popolazione estremamente vulnerabile. Sono, in questo caso parliamo di persone, di cittadini che hanno delle patologie particolarmente d'organo soprattutto o legate all'immunodepressione, per le quali indipendentemente dall'età, nel caso in cui si ammalino di Covid, rischiano in modo significativo degli eventi particolarmente gravi. Quindi sono state individuate dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e successivamente anche dalla Regione Emilia-Romagna tutte le patologie estremamente vulnerabili, le caratteristiche, le esenzioni. In questo modo noi abbiamo costituito degli elenchi che sono stati anche aggiornati dai medici di medicina generale. Tra le patologie vulnerabili si ritrova anche l'obesità grave con un body mass index sopra 35. Questa, per esempio, è difficilmente riscontrabile dai nostri dati, non c'è un'esenzione, non ci sono delle cose importanti, ma l'obesità, in quello che abbiamo visto in tutti questi mesi, è un fattore di rischio molto importante per le persone che sono ammalate di Covid. Quindi il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto importante inserire anche l'obesità e qui ci hanno aiutato moltissimo i medici di medicina generale che attraverso un sistema di comunicazione con l'azienda ci aggiornano gli elenchi della popolazione estremamente vulnerabile con anche le persone che hanno un body mass index sopra 35. Per individuare la popolazione estremamente vulnerabile, oltre alle esenzioni, all'incrocio delle banche dati regionali, quindi la regione ci ha mandato degli elenchi, noi li abbiamo ulteriormente aggiornati attraverso i nostri centri clinici, penso ai centri diabetologici. Diabete di tipo 1 è sicuramente una patologia estremamente vulnerabile, insulino dipendente. Il diabete di tipo 2 è considerato estremamente vulnerabile solo nel caso in cui prenda insulina o due tipi di antidiabetici orali. Stessa cosa per quanto riguarda gli oncologici, con l'esenzione 0,48, è una popolazione molto ampia, ma l'estrema vulnerabilità è correlata al fatto di fare delle terapie immunosoppressive e quindi la chemioterapia o la radioterapia che deve essere attuale o non terminata da più di 6 mesi. Tutte le altre persone che hanno pure un'esenzione 0,48 sono considerate persone fragili e l'elenco dei fragili, i diabetici che usano solo un farmaco, lo 0,48, il Parkinson, tutte le altre patologie considerate fragili, sono coloro che saranno vaccinati una volta che noi abbiamo finito la popolazione over 60, perché
il fattore di rischio principale comunque rimane l'età, e i vulnerabili appunto venivano subito dopo gli 80 anni come fattore di rischio, i fragili, quelli con patologie non meno gravi, perché non si sta parlando di gravità delle patologie, ma di possibilità di avere eventi avversi importanti nel caso in cui si prenda il Covid. Quindi per i fragili noi faremo la chiamata dopo che abbiamo finito la popolazione sopra i 60 anni. Dal 13 aprile, come sapete, abbiamo iniziato la prenotazione e da oggi abbiamo cominciato a vaccinare, da ieri anche, da oggi abbiamo cominciato a vaccinare le persone con più di 70-74 anni, sempre con AstraZeneca. Il totale delle dosi inoculate a ieri sera sono state, oggi sono già 191.000, comunque 187.765, di cui quasi 130.000, sono già di più, prime dosi, quindi vuol dire che almeno 130.000 cittadini della provincia di Modena hanno già ricevuto una prima dose, e già con una prima dose si riesce a ottenere una buona immunità, e 57.773 hanno già avuto la seconda dose. Molto rapidamente, questi sono i dati sui nostri operatori vaccinati e non vaccinati. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, medici, infermieri e OSS, siamo a un 97% di vaccinazione. È un dato molto importante. Stiamo lavorando sugli altri che ancora non si sono vaccinati, perché voi sapete che c'è un decreto con l'obbligo della vaccinazione, quindi stiamo cercando di convincerli, successivamente poi prenderemo le necessarie decisioni nel caso in cui non ci riusciamo. Questo è il dato del Policlinico di Modena. Questo è il dato delle CRA, di cui vi parlavo prima: 94% degli ospiti vaccinati e 92% degli operatori vaccinati. Comunque nelle CRA la campagna continua, perché ci sono ancora gli ospiti o gli operatori che avevano l'infezione e non sono stati vaccinati. Sapete che per chi ha avuto l'infezione nei pregressi fino a 3 mesi non si fa nulla, dai 3 ai 6 mesi si fa un'unica dose di vaccino perché è sufficiente per garantire l'immunità. Poi ci sono i nuovi ospiti e ovviamente gli operatori nuovi assunti. Queste sono le vaccinazioni in assistenza domiciliare. Vedete che il 93% delle persone in assistenza domiciliare, che si intende ADI e ADP, perché poi in più ci sono delle persone che non sono in assistenza domiciliare ma non possono recarsi al punto vaccinale, per le quali abbiamo trovato dei percorsi, ci sono state segnalate dalle farmacie, dai medici di base durante la prenotazione, e per molti siamo già riusciti a fare tutte le vaccinazioni. Ce ne mancano ancora 500 a livello provinciale. Nei prossimi 10 giorni dovremmo riuscire ad eseguirli sia con i medici di medicina generale, qualora saranno disponibili, ma anche con i medici USCA e adesso anche con gli specializzandi. Finalmente abbiamo potuto contrattualizzare anche gli specializzandi che ci garantiscono un'attività importante sia sui punti vaccinali, ma possiamo utilizzarli anche per le vaccinazioni a domicilio insieme agli infermieri della domiciliare. Stessa cosa per i centri di assistenza ai disabili fisici, sono già state eseguite tutte le vaccinazioni. Questi sono gli operatori scolastici, le vaccinazioni sono state eseguite dai medici di medicina generale, sono state eseguite 12.142 vaccinazioni. Abbiamo una stima degli operatori scolastici a livello provinciale, non ci giurerei che è giusta, ma su questa stima abbiamo raggiunto l'87% degli operatori scolastici. Però, vi ripeto, c'è il limite della stima. Questo è un dato sulla popolazione over 85, come siamo messi. L'85,6% degli over 85, che corrispondono a 28.149 assistiti nella provincia di Modena,
è in qualche modo entrato nel circuito della prenotazione, della vaccinazione, quindi 20.672 hanno già completato la vaccinazione, cioè il 73,4%, ce ne sono 3.000 che hanno fatto solo una dose, che la completeranno nelle prossime settimane, entro aprile, e ne abbiamo 413 prenotato per la vaccinazione, quindi gli ultimi ritardatari sulla prenotazione. Abbiamo ancora un 14,4% di non prenotato e troveremo il modo anche di provare a risollecitare le persone che non si sono prenotate ancora per la vaccinazione. Tra queste potrebbero ancora esserci, anzi io credo proprio che ci siano, qualcuno di quelli che è in attesa di poter fare la vaccinazione al domicilio. Ecco, questa invece è la popolazione 80-84 anni, quella che abbiamo iniziato dal 1 di marzo, mentre invece gli over 85 li abbiamo iniziati dal 16 febbraio. Questo, l'88,5%, vedete, è una popolazione probabilmente che ha una mobilità migliore e anche più capacità di relazione e ha aderito di più rispetto alla popolazione degli ultra 85 anni. Vedete che c'è solo un 11,5% non prenotato, molti hanno già fatto la vaccinazione completa, 11.225, il 41%, il 43% ha fatto una dose e ce ne abbiamo ancora 939 che devono ancora, sono prenotati ma devono ancora eseguire la vaccinazione. Questi sono i 75-79 anni che abbiamo iniziato da metà marzo e l'82,3% è entrata nel circuito vaccinale, 56% ha fatto una dose, prenotato 19%, 17% non prenotato. Qui questa popolazione risente del tema e della campagna su AstraZeneca. Come vi dicevo prima, sapete meglio di me che AstraZeneca ha avuto varie vicissitudini, appunto. Prima era stata indicata per la popolazione inferiore ai 55 anni, successivamente è stata bloccata, se vi ricordate noi abbiamo avuto uno stop delle vaccinazioni con AstraZeneca almeno per 4-5 giorni in attesa che EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, e AIFA si pronunciassero. Quando si è pronunciato, l'indicazione è stata, per la verità, di EMA che dai 18 anni AstraZeneca è sicuro e che i vantaggi rispetto ai rischi sono molto superiori, che quindi può essere indicato a tutte le età. Poi gli stati nazionali e le agenzie del farmaco nazionale, in particolare Germania, Francia, Spagna, Italia, hanno dato come indicazione l'Italia, soprattutto dicendo che questa indicazione era perché l'utilizzo di AstraZeneca era molto più utile nelle fasce di età oltre i 60 anni. Perché? Perché i rischi di trombosi sono molto meno frequenti e sono soprattutto anche meno frequenti rispetto alla popolazione generale, quindi dopo i 60 anni non c'è proprio nessun rischio per la popolazione che fa AstraZeneca. Ma l'altro elemento che ha indotto il nostro Stato a dire che era importante fare AstraZeneca sugli over 60 era per spingere sulla vaccinazione per età, perché in realtà con AstraZeneca sotto i 55 si era un po' deviato dall'obiettivo iniziale, che era quello di mettere in sicurezza le persone con età dai 60 in su, perché in realtà sono quelle le persone che rischiano di più. È vero che il personale scolastico, le forze dell'ordine hanno diritto alla vaccinazione, ma non sono esattamente quelli che rischiano di più. Quindi in questa indicazione che è uscita da AIFA c'è sia la considerazione che sotto i 60 anni ci possono essere dei rischi maggiori, ma veramente molto molto bassi rispetto alla coagulazione del sangue, quindi alle trombosi, ma
dice, siccome sui oltre i 60 non c'è per niente il rischio e molto meno, concentriamoci sulla vaccinazione sopra i 60. E quindi hanno dato un'indicazione molto forte su questo, ma la popolazione non l'ha ancora compreso completamente. È necessario, secondo me, migliorare molto la comunicazione su queste tematiche, e quindi questo 17,7% di non prenotato sulla popolazione 75-79, a mio avviso, risente ancora di questo tema di resistenza rispetto al vaccino. Per quanto riguarda invece la popolazione 70-74, questo è ancora molto difficile da dire, perché siamo a due giorni, abbiamo iniziato il 12 aprile le prenotazioni e abbiamo avuto già 18.677 prenotazioni, il primo giorno erano già 16.000, quindi non vi so dire se anche su questa popolazione, ma immagino di sì, perché comunque purtroppo l'informazione è stata particolarmente brutta rispetto al tema dei vaccini e non tiene mai conto del fatto che il vaccino è davvero l'unica via d'uscita e il rischio che può determinare la vaccinazione è infinitamente più basso rispetto a quello che è il rischio del Covid e della pandemia. Vi faccio vedere solo questa diapositiva per capire che noi, per raggiungere l'obiettivo nazionale che Figliuolo, in generale Figliuolo, ci ha indicato di 500.000 vaccinazioni, per Modena vuol dire 5.200 vaccinazioni. Vi faccio vedere perché gliel'abbiamo fatto, cioè ci hanno chiesto di farlo per come dimostrazione. Il 7 aprile e l'8 aprile noi abbiamo fatto 5.280 e 5.447 vaccinazioni solo con i nostri punti di vaccinazione, perché in questo periodo i medici di base non vaccinavano. Quindi, considerando che i nostri punti lavorano ancora solo con due turni di persone, se noi riusciamo ad arrivare a tre turni e mettiamo in cantiere anche l'attività dei medici di medicina generale, arrivando i vaccini, la nostra capacità produttiva arriva quasi ai 10.000 vaccini al giorno, e quindi sono 70.000 a settimana. Ma servono i vaccini, l'elemento più critico in questo momento è il tema dei vaccini. Io direi che posso togliere la presentazione. È uscita? Non la vedete più adesso? Perfetto. Va bene. E mi fermo qui, direi. Penso che poi dopo discuteremo insieme. Perfetto, grazie mille alla dottoressa Borsari. Le chiedevo se è possibile avere le slide che ha presentato. Sì, sì, certo, le avevo anche già girate alla dottoressa Scari, magari ve le può girare lei. Perfetto, così faremo in modo che tutti i consiglieri e gli assessori possano avere il materiale. Grazie mille. Passiamo la parola alla dottoressa Scari. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Perfetto, benissimo. Allora adesso io parlo di ovviamente argomenti, uso la stessa scaletta della dottoressa Borsari contestualizzata nel distretto di Carpi. Poi ovviamente ci sarà lo spazio per le domande. Dunque, per quanto riguarda, do alcuni dati sui ricoveri ospedalieri e sui pazienti Covid per poi passare alla campagna vaccinale. Allora, in questa seconda e terza ondata, che per noi è stata molto importante, l'ospedale di Carpi ha raggiunto un numero massimo di pazienti ricoverati su due reparti, mentre nella prima ondata, lo dico per fare il confronto, l'ospedale di Carpi, quindi l'anno scorso in questi periodi, avevamo almeno 4 reparti Covid e un reparto di persone sospette. In questa seconda e terza ondata, la seconda ondata noi intendiamo l'autunno, ottobre-novembre, che ha avuto il picco verso il 22 novembre, e la terza ondata intendiamo febbraio-marzo. Dicevamo in cui il picco c'è stato verso marzo. In questa seconda e terza ondata l'ospedale di Carpi ha mantenuto sempre 2 reparti Covid, quindi un numero inferiore rispetto alla prima ondata, e soltanto nel punto di picco verso marzo abbiamo occupato dei posti in terapia intensiva.
Questa differenza rispetto alla prima ondata è dovuta al fatto, nonostante abbiamo raggiunto in questa sia seconda e terza ondata dei punti più alti rispetto alla prima, è stata dovuta al fatto che siamo riusciti, grazie agli OSCO, ad immettere le persone molto più rapidamente, e questo noi lo sottolineiamo perché è stata una gestione diversa, ci si era preparati ovviamente durante l'estate, e questa gestione provinciale, perché come diceva la dottoressa Borsari, gli OSCO positivi sono stati 3 più uno che è rimasto negativo, ci ha permesso di non chiudere l'attività di specialistica ambulatoriale come purtroppo si era dovuto fare nella prima ondata e preservare il più possibile l'attività chirurgica. Nell'ospedale di Carpi, essendo lab provinciale, si è riusciti a preservarla, abbiamo dovuto ridurre soltanto alcune attività e questo ci ha, ma in numero minore, diciamo così, ovviamente non confrontabile rispetto al primo dato dove era stato chiuso moltissimo, e ricordate che durante l'estate si era dovuto recuperare sia l'attività specialistica che l'attività chirurgica, quindi questa seconda e terza ondata sono andate dal nostro punto di vista decisamente meglio. Adesso in aprile l'ospedale di Carpi ha ancora 2 reparti Covid positivi con oggi 38 persone positive. I reparti che in questi ultimi 6 mesi hanno ospitato pazienti Covid sono sempre stati i reparti della medicina d'urgenza e il reparto della medicina, e soltanto in queste ultime settimane, in questa terza ondata, abbiamo dovuto dedicare ai pazienti Covid 4 posti in terapia intensiva, oggi in modo particolare 3. Quando siamo arrivati al picco di ricoveri in questa seconda e terza ondata, per l'ospedale di Carpi erano 44-45 pazienti Covid, quindi almeno la metà rispetto alla prima ondata, perché nella prima ondata noi siamo arrivati a 95-100 pazienti Covid ricoverati, col numero di reparti che vi dicevo prima. Quindi questo è stato possibile, lo dico perché c'era sempre la preoccupazione di dover ridurre delle attività chirurgiche o soprattutto delle attività di visite specialistiche, ma abbiamo veramente fatto di tutto e questo è stato un risultato notevolissimo per il nostro distretto, ma anche per l'azienda, perché l'orientamento più o meno è andato così anche in altri distretti e ci consente adesso di non dover recuperare. Contemporaneamente, sono oltre agli OSCO, sono state ovviamente aperte delle altre attività, perché sapete che sia in primavera ma anche durante l'autunno sono state messe in campo le squadre USCA, che sono le squadre domiciliari, e anche in questa seconda e terza ondata abbiamo avuto veramente un numero di squadre importanti. A Carpi hanno ricominciato a lavorare a pieno ritmo, diciamo, verso la fine di settembre-ottobre, e da allora hanno continuato a lavorare. Noi avevamo 2-3 squadre USCA continuamente dedicate alle visite domiciliari, che lavoravano dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio e anche la domenica mattina. Questo ha permesso di gestire moltissime persone al domicilio, erano squadre costituite da ragazzi formati che avevano anche imparato a fare le ecografie al domicilio, e quindi c'era un continuo collegamento sia con i medici di medicina generale che col pronto soccorso. In caso di necessità le persone venivano ricoverate, oltre ovviamente a essere monitorate sempre da queste squadre in accordo con i medici di medicina generale. Quindi questa rete, che ci ha permesso di mantenere a casa molte persone e poi ricoverarle nel momento del bisogno, ha permesso all'ospedale di andare avanti, come dicevamo, mantenendo l'altra attività non Covid, e le persone che invece avevano poi necessità di essere, diciamo che non potevano tornare a casa e non erano da albergo, perché sono ripartiti nella seconda e terza ondata anche gli alberghi, venivano trasferiti in OSCO, dove c'è stata, cioè tuttora, una degenza media di 15-20 giorni. Quindi questa è stata un pochino la nostra rete e questa gestione tra l'autunno e l'estate, tra l'autunno e la primavera 2020-2021, insomma, è andata in questo modo, e devo dire che per noi è stata, come dire, una gestione completamente diversa dalla prima ondata, che ci ha salvato l'attività non Covid. Detto questo, entro nel merito delle vaccinazioni. Dunque, il percorso che la dottoressa Borsari ha spiegato per l'azienda ovviamente è stato portato avanti in tutti i distretti, perché ci si muove sempre in modo abbastanza omogeneo. Siamo partiti in tutti i distretti a vaccinare il 16 di febbraio con i punti vaccinali, ma eravamo partiti già dai primi giorni, da fine dicembre, poi dai primi giorni di gennaio, vaccinando tutto il personale sanitario e gli ospiti delle CRA. Quindi tra gennaio e i primi 15 giorni di febbraio sono stati vaccinati tutto il personale sanitario e i degenti nelle strutture per anziani. Questo è stato, come si diceva, una cosa molto avanti, perché che ci ha aiutato tantissimo, perché in seguito non abbiamo più avuto focolai, che erano per noi veramente fonte
di grande impegno, oltre a essere situazioni veramente difficili da gestire e come si diceva le strutture purtroppo con gli anziani hanno pagato un dazio importante. Successivamente sono stati vaccinate le persone che frequentano i centri diurni e le persone con disabilità che frequentano i centri disabili. E poi siamo andati avanti con i medici di medicina generale vaccinando le persone a domicilio e si diceva dal 16 di febbraio si è partiti presso il centro vaccinale. E il centro vaccinale, dopo varie diciamo, meditazioni, vari confronti, a Carpi è partito presso il poliambulatorio, quindi la parte poliambulatoriale dell'ospedale. Noi adesso le vaccinazioni sono cominciate, sono provvedite in tutte queste settimane in base al numero di vaccini che arrivavano, perché ovviamente in base viene fatta una programmazione centrale, viene detto a ogni distretto quante vaccinazioni possono essere messe in programma. Quindi vengono fatti i calendari e vengono diciamo lanciati ai nostri servizi che si occupano delle prenotazioni e vengono date sia le prime dosi che le seconde dosi. Ovviamente si è partiti all'inizio con numeri che erano di qualche centinaio al giorno di persone vaccinate, perché questi erano i vaccini che si avevano a disposizione, poi da febbraio siamo saliti. Sia a Carpi avevamo iniziato i primi giorni della campagna vaccinale con 114 persone, poi già da 4-5 giorni dopo avevamo raddoppiato 228-230 e progressivamente siamo saliti fino a domenica scorsa, dove abbiamo raggiunto un pochino il picco di 700 persone vaccinate. Come si diceva, ma casomai ne parliamo dopo, adesso purtroppo da una decina di giorni abbiamo un problema di fornitura di vaccini, quindi in tutti i distretti, in accordo con la direzione aziendale, stiamo spostando delle persone perché abbiamo un problema di fornitura che speriamo si risolva rapidamente. Le sedi vaccinali che noi adesso stiamo utilizzando all'interno del poliambulatorio sono varie, abbiamo creato come dei polmoni che apriamo, diciamo così, e utilizziamo in base al numero di vaccini e alla cittadinanza che dobbiamo vaccinare. Abbiamo cominciato ovviamente col centro Preglieri, che adesso sta andando a orario pieno, è aperto dalle 11 del mattino fino alle 22 di sera. Ma in caso di necessità, come oggi, come ieri, come domani, come alcuni giorni della settimana scorsa, vacciniamo anche presso la pediatria di comunità e presso la sanità pubblica, che sono due sedi vaccinali normali, che immagino conoscete, sono presso il nostro poliambulatorio. La pediatria di comunità è dove normalmente vengono vaccinati i bambini e gli adolescenti, la sanità pubblica è dove vengono vaccinati gli adulti, quindi sono sedi che abbiamo a disposizione. E le utilizziamo ovviamente nel momento in cui abbiamo la necessità, così come abbiamo aggiunto altre sedi tipo il centro antidiabetico. E abbiamo vaccinato anche tutti i pazienti dializzati, questo già nelle prime settimane, in dialisi. Questa quindi a seconda del numero di persone che dobbiamo vaccinare secondo i programmi provinciali, vengono aperte e viene allargata la possibilità di vaccinare in queste ulteriori sedi. Devo dire che c'è stato in queste settimane, man mano che il numero delle vaccinazioni cresceva e che avevamo a disposizione, anche una grande collaborazione, perché come avrete sentito dalle campagne, insomma dai giornali, siamo riusciti ad arruolare moltissimi medici e infermieri in pensione e anche amministrativi, perché e poi siamo riusciti a Carpi, nel distretto di Carpi, ad arruolare, grazie alla collaborazione con il Comune e con l'Unione, anche le persone che hanno il reddito di cittadinanza, che ci stanno aiutando tanto. E abbiamo anche moltissimi volontari delle associazioni, perché abbiamo bisogno di tante persone, perché i punti vaccinali sono costituiti da me, non è diciamo questa una normale vaccinazione anti-influenzale, è una campagna vaccinale decisamente più impegnativa, oltre a varie postazioni, poltrone, noi adesso stiamo lavorando su 6 poltrone quando siamo giù al centro prelievi, ma stiamo lavorando su altri 2, 4, 6 poltrone, quindi continuativamente. Ogni 5 minuti abbiamo una persona che viene vaccinata su ogni poltrona, quindi lavoriamo su un numero elevato di poltrone. Quindi oltre al numero di persone che vaccinano, che fanno la puntura, occorrono gli infermieri che diluiscono i vaccini, occorrono i medici che fanno l'anamnesi, cioè valutano se la persona ha patologie, se ha prenotato il vaccino giusto, che non ci siano stati degli errori, e poi abbiamo i volontari che sia all'interno che all'ingresso del poliambulatorio diciamo gestiscono l'afflusso di persone.
abbiamo sempre i filtri nei vari punti di ingresso dell'ospedale, questo penso che rimarranno a lungo, i filtri dove vengono misurate le temperature alle persone che entrano, lavate le mani e data la corretta mascherina se non hanno la mascherina almeno chirurgica. Quindi noi stiamo procedendo in questa direzione. A Carpi vi do alcune percentuali, giusto per andare avanti con alcuni confronti. Siamo in linea con le percentuali che diceva Silvana Borsari provinciali, abbiamo praticamente ormai terminato le persone con più di 85 anni, a Carpi sono state vaccinate già l'85,6% delle persone con più di 85 anni, sono rimasti un piccolissimo numero di persone non prenotate, stiamo facendo delle azioni per cercare di convincere queste persone a prenotarsi. Per quanto riguarda invece la categoria dagli 80 agli 84 anni, tra prenotazioni e vaccinazioni abbiamo già inserito, quindi è già entrato nel percorso vaccinale l'89% delle persone di quest'età, e per quanto riguarda invece le persone dai 75 ai 79 anni siamo all'81% delle persone che sono entrate nel percorso vaccinale. E per i 70 e 74 anni, come si diceva, c'è purtroppo la preoccupazione che ha destato nella cittadinanza AstraZeneca, siamo tra prenotati ed eseguiti al 72%, quindi insomma siamo in linea con i dati provinciali. Ci tenevo a dire che siamo andati avanti anche con le vaccinazioni domiciliari. Nel nostro distretto, in collaborazione con i medici di medicina generale, è stata fatta una selezione molto forte delle persone che avevano assoluta necessità di essere vaccinate a domicilio per problemi motori reali. Quindi i medici di medicina generale, sapete che le persone potevano richiedere la vaccinazione domiciliare, ma proprio per evitare di avere un elevatissimo numero di vaccinazioni domiciliari che avrebbe allungato troppi tempi, e le liste di persone sono state vagliate dai medici di medicina generale che li conoscevano e li conoscono, e quindi le persone che potevano deambulare, che normalmente eseguivano visite presso l'ospedale o presso il poliambulatorio, sono state invitate a presentarsi al centro vaccinale. Quindi anche sulle persone domiciliari abbiamo quasi terminato, ce ne sono rimaste circa una settantina in tutto il distretto da fare, che dovevamo fare la settimana scorsa, ma purtroppo la non presenza del vaccino, diciamo il numero minimo di vaccino Moderna che si usa al domicilio perché è piuttosto maneggevole per i medici di medicina generale, non è disponibile. Pensiamo di concluderlo in questa settimana, massimo nei prossimi giorni della settimana prossima, ma dovremo farcela in questa settimana. Come sedi vaccinali, sapete dagli organi di stampa che stiamo organizzando anche un'ulteriore tensostruttura che abbiamo sistemato in una parte verde del poliambulatorio. Avevamo programmato di vaccinare in questa sede Johnson & Johnson, insomma adesso vedremo, siamo ancora confidenti. Quindi, oppure se questo sarà diversamente come programmazione, vaccineremo ovviamente con gli altri vaccini. Quindi c'è questa ulteriore possibilità che dovrebbe essere pronto ormai nel giro di pochi giorni. Io penso di aver detto varie cose, ci lasciamo diciamo alle domande, così andiamo avanti con le domande. Perfetto, grazie dottoressa Scari. Apriamo lo spazio per le domande. Chiedo, come ho già visto ha fatto il consigliere Bizzarri, si è prenotato sulla chat, quindi chiedo ai consiglieri di prenotarsi. E vi ricordo anche di rispettare i 3 minuti per le domande, per porre requisiti. Sapete che sono molto fiscale su questo, più che altro perché vorrei dare la possibilità a tutti di poter parlare e soprattutto dare invece spazio per la risposta, che ovviamente ha delle tempistiche diverse. E altra cosa ancora direi che magari raccogliamo le prime domande e poi la dottoressa Borsari e la dottoressa Scari risponderanno ai vostri quesiti. Quindi passo subito la parola al consigliere Bizzarri. Grazie, mi sentite perché ho le cuffie e il microfono. Mi sentite? Okay, sì, perfetto. Sì. Perfetto, allora. Due domande per la dottoressa Borsari. La prima è, non sono riuscito a vedere bene i dati della sua ultima slide, vorrei solo che mi confermasse se
Le vaccinazioni che vengono effettuate giornalmente sono circa 60% prima dose, 40% seconda dose, perché mi sembrava che i numeri fossero quelli, ma non sono riuscito a leggerli bene. La seconda domanda invece è inerente a quello che diceva sulle indicazioni che ha dato AIFA dell'intervallo temporale tra le vaccinazioni. Diceva, se non sbaglio, 42 giorni, è stato aumentato l'intervallo temporale a 42 giorni per il vaccino Pfizer e 12 settimane per il vaccino AstraZeneca, e se si è adattata anche la campagna vaccinale in questo senso, cioè ha aumentato la possibilità dell'intervallo di tempo, se anche a livello di campagna si è avuta l'autonomia, la possibilità e la volontà di aumentare questo intervallo di tempo per aumentare la platea dei vaccinati col primo vaccino, perché dato che la matematica non mente, è meglio avere molti più vaccinati coperti al 75% che pochi coperti al 100%. E in realtà avrei anche una terza domanda, sempre su AstraZeneca, se restano delle dosi non somministrate perché non si presentano delle persone prenotate, e quante, perché è una curiosità. Grazie. Bene, passo la parola anche al consigliere Macri. Ah, forse voleva dire Macri? Sì, scusi. Scusi, Presidente. Come? Mi sono prenotata anch'io in chat, sono il consigliere Boccaletti. Vabbè, allora io la domanda la farò dopo, prego. Ma non è lo stesso, la faccio pure, era solo per dire che ci sono anch'io, perché poi... Allora, dottoressa Borsari, buonasera. Io vorrei farle una domanda particolare che spero possa trovare una risposta. Ecco, per quanto riguarda tutte quelle persone, le caregiver, che sono addette alle quali noi affidiamo le cure di quelle persone allettate, quelle persone fragili al 100%. Ecco, io vorrei sapere che cosa si può fare per tutelarle e per tutelare anche le persone malate e per tutelare anche i familiari, perché vivono praticamente con loro in un ambiente praticamente che non offre, non so, due bagni o grandi spazi nel caso in cui si dovessero ammalare. Ecco, io vorrei sapere se queste persone che cosa si può fare per loro, ecco, per le vaccinazioni, per tutelare un po' tutti. Grazie. Mi scuso con la consigliera Boccaletti, effettivamente si era prenotata per prima. Facciamo così, le faccio fare la domanda e poi magari passiamo alle prime risposte. Va bene, grazie Presidente. Io volevo semplicemente sottoporre all'attenzione della dottoressa Scari la situazione che è stata evidenziata da un articolo di stampa relativa alla scorsa domenica. Abbiamo detto, è emerso stasera più volte l'importanza, e che condivido assolutamente, della trasparenza, della chiarezza, perché di confusione ce n'è stata tanta. Ovviamente io penso non sia voluta, però ce n'è stata anche sugli organi di informazione. È accaduto che AstraZeneca per i più giovani, poi no, solo sopra i 60, la gente, vi dovete mettere nei panni delle persone che non hanno delle conoscenze mediche e che purtroppo stanno veramente sviluppando anche una certa diffidenza, perché dicono, ma Dio, che cosa sta succedendo? E quindi queste informazioni un po' contraddittorie sono destabilizzanti, ecco, per le persone normali, nel senso che non hanno competenze di un certo tipo. Ecco, quello che volevo chiedere io, questo articolo di stampa ha evidenziato il fatto che domenica scorsa, in base a quanto riportato, sarebbe stato cambiato all'ultimo minuto il vaccino che è stato somministrato alla mamma di una signora che ha riportato poi la sua testimonianza, e quindi il vaccino che poi le è stato somministrato sarebbe stato diverso da quello indicato nella prenotazione e anche nella documentazione allegata alla prenotazione. Ecco, se è accaduto questa cosa, io la ritengo abbastanza grave, per il semplice motivo che
come dicevo prima, la trasparenza è fondamentale in questa fase, perché sennò si rischia di andare ad aggravare, ad aumentare ulteriormente quella diffidenza che già sta mettendo un pochettino in crisi o comunque sta compromettendo anche la velocità della campagna vaccinale. Quindi questa cosa, insomma, non deve succedere se c'è una documentazione relativa a un vaccino e poi si cambia per X ragioni, sarebbe opportuno comunque informare in maniera completa e chiara chi lo andrà poi, chi andrà a sottoporsi a tale vaccino. Ecco, io ho concluso, grazie. Direi che possiamo passare la parola alle dottoresse per le risposte. Non so se interviene Ascari o Borsari. Ma magari inizio io, poi dopo, se Stefania vuole parlare in modo particolare dell'ultima. Scusate che ho... Perché ho paura che mi buttino fuori, quindi mi ero collegata anche col cellulare, scusate. Allora, per quanto riguarda il tema della... Scusate, ma bisogna proprio che lo spenga completamente, abbiate pazienza. Okay. Ecco, adesso dovrei essere a posto. No, non è vero. Allora, per quanto riguarda il tema delle dosi di Pfizer o di Moderna e i 42 giorni, allora noi in questo periodo, proprio perché abbiamo un numero di dosi di Pfizer che è di fatto più basso, e voi mi dite ma perché hai sbagliato la programmazione? No. Io purtroppo faccio la programmazione senza avere di preciso il dato di quante dosi mi saranno consegnate. Io ce l'ho di solito la programmazione a una, massimo due settimane. E l'ipotesi che era stata fatta è che in aprile sarebbero arrivate molte più dosi rispetto a quelle che abbiamo avuto febbraio-marzo, soprattutto di Pfizer, AstraZeneca, ma anche Johnson & Johnson, per esempio, no? Per cui noi abbiamo fatto la programmazione considerando che abbiamo una popolazione, finiti gli ottantenni o comunque ormai verso la fine degli ottantenni, l'utilizzo dei vaccini a mRNA era stato indicato da una parte per i domiciliari con Moderna e sui vulnerabili, estremamente vulnerabili, con Pfizer. Cosa è successo? È successo che le dosi in realtà non sono di più, noi avevamo forzato, avevamo messo più persone in prenotazione e soprattutto ci hanno spostato di alcuni giorni, cioè dal martedì ce lo portano il mercoledì, dal mercoledì ce lo porteranno il giovedì, l'ho imparato oggi per la prossima settimana. Questo ovviamente ci crea dei grossi problemi sulla programmazione, perché anche un giorno solo sono 3-4 mila vaccini in meno, insomma. Quindi da questo punto di vista abbiamo deciso di mantenere le prime dosi e di spostare di una settimana gli ultimi tre giorni di seconde dosi, in modo da non andare oltre il 28esimo giorno, quindi non arriviamo al 42 come adesso AIFA ci sta dicendo, però proprio per garantire la possibilità a chi ha già prenotato la prima dose di farla, spostiamo gli ultimi tre giorni prima che ci arrivi il vaccino le seconde dosi di 3-4 giorni, 5 giorni massimo, cioè verso il fine settimana. Questo è quello che stiamo facendo e che continueremo a fare nelle prossime settimane, perché in questo modo
riusciremo a garantire a tutti la vaccinazione, soprattutto le prime dosi che sono già state prenotate, e quindi riusciremo a far fronte a tutti gli estremamente vulnerabili, che sono un numero veramente importante per la nostra provincia. Sono più di 40.000 persone e stanno comunque aumentando, perché adesso stiamo inserendo anche tutta la parte dell'obesità grave, che è un numero molto importante. Quindi abbiamo bisogno di tenere tutti i vaccini ad mRNA per gli estremamente vulnerabili, che sarebbero nella priorità delle vaccinazioni subito dopo gli ottantenni. Okay? Quindi la fase 1 erano over 80 più tutte le categorie dei professionisti, degli ospedali, delle CRA. Poi ci sono gli estremamente vulnerabili, poi la fascia di età 75-79, 70-74, eccetera. Queste fasce di età 75-79, 70-74, a queste fasce di età e anche dai 60 ai 69 verrà utilizzato AstraZeneca, e c'è stata una grossa forzatura su queste fasce di età all'idea che manca, che abbiamo dell'AstraZeneca in più perché delle persone non vengono. No, perché io ho la prenotazione dei 75-79 e mi è iniziata lunedì la prenotazione dei 70-74. A livello nazionale stanno già dicendo che il 26 aprile cominceremo a prenotare i 65-69 e il 6 maggio i 60-64. Quindi io non so con cosa vaccinerò queste persone, perché con i dati di AstraZeneca che abbiamo al momento faccio fatica ad arrivare a fine, ai primi di maggio, con le quantità di AstraZeneca che ho. Quindi siamo in una situazione in cui sono molto di più le categorie che ci vengono indicate in prenotazione rispetto ai vaccini che ci arriveranno, e che io ho programmato fino al 28 gli arrivi dei vaccini, dopo 28 aprile. Dopodiché, sempre con grande ottimismo, facciamo la programmazione, e anche con grande fatica di tutti i nostri professionisti, perché quando dobbiamo spostare 3.500-4.000 vaccini vuol dire che devono fare 4.000 telefonate, non è che sia una cosa semplice, insomma. Questo è quello che sta succedendo. Allora, sul tema importante dei caregiver, i caregiver erano entrati in una fase di possibilità di vaccinazione presto, precoce, proprio legata al fatto che avevamo AstraZeneca a disposizione per le persone più giovani in qualche modo. Adesso noi, se l'obiettivo che ci stanno dando è quello di fare il maggior numero di vaccinazioni sopra i 60 anni, e quindi se abbiamo dei caregiver che sono sopra i 60 anni, potranno essere vaccinati con AstraZeneca e potranno essere vaccinati nel momento in cui noi avremo, vabbè, a parte per l'età, perché potranno prenotarsi ovviamente, ma avremo anche la possibilità di dare dei vaccini ai medici di medicina generale. Ma li devo ricevere questi vaccini per poter darglieli, perché al momento io ho quelli che mi servono per le fasce di età che stiamo programmando. C'è un problema grosso rispetto al tema, perché gli altamente vulnerabili li stiamo vaccinando tutti, quindi noi mettiamo in questo momento in sicurezza le persone che sono ad alto rischio, sia per l'età che per la vulnerabilità. Rimane un tema sul quale dovremo in questi giorni trovare una soluzione, proprio perché io speravo di poter usare Johnson & Johnson, ma ho imparato che non potrò usarlo, che sono i genitori dei minori altamente vulnerabili, perché noi i minori non possiamo vaccinarli con i vaccini che al momento abbiamo ad mRNA. Probabilmente succederà più avanti, perché stanno già sperimentando, ma al momento sotto i 16 anni non possiamo vaccinare. E i minori altamente vulnerabili, per i genitori e i caregiver dei minori altamente vulnerabili, che sono le gravi disabilità, eccetera, dovremo trovare
un modo per vaccinarli e vaccinarli anche al più presto. Quindi avevamo già fatto un'autocertificazione, troveremo e dovremo vaccinarli con i vaccini mRNA, perché Johnson & Johnson in questo momento non è utilizzabile, che era quello che pensavamo di poter utilizzare per le persone giovani. Quindi capite qual è la complessità in questo momento della programmazione della campagna vaccinale. È veramente molto impegnativa. Era iniziata facendo una programmazione che era basata sul rischio e quindi sull'età prevalentemente, sugli altamente vulnerabili. Poi con l'arrivo di AstraZeneca, che era indicato sotto i 55 anni, non è più stato il rischio, ma sono state le categorie, quello ci ha creato problemi, e adesso non abbiamo più vaccini in questo momento per le persone sotto i 60 anni, o perlomeno, secondo me ce li avremo, perché AstraZeneca è utilizzabilissimo nelle persone sotto i 60 anni, e io credo davvero che non sia un'indicazione corretta dire che lo devono fare solo sopra i 60 anni, perché in realtà ancora il rischio è molto molto minore. Sto pensando all'Inghilterra, ha messo il limite dei 30 anni, ma giusto, cioè davvero ipotizzare che gli eventi avversi così rari siano una limitazione all'utilizzo di un vaccino in un momento in cui ne abbiamo bisogno in modo estremo, io credo sia davvero, insomma, non proprio correttissimo, se non, ripeto, l'AIFA e il Comitato Tecnico Scientifico in realtà non ha detto di non utilizzarlo sotto i 60 anni, ha detto che siccome si devono preservare le persone sopra i 60 e siccome il rischio delle persone sopra i 60 nell'utilizzo di AstraZeneca non c'è sostanzialmente, allora è preferibile che venga utilizzato sopra i 60, e noi in questo modo ci stiamo comportando. Quindi si è ripassati a una campagna vaccinale che si concentra di più sulle gravi, sulle gravi patologie e vulnerabilità dopo gli 80 anni e poi sulla fascia di età, che in realtà è il fattore di rischio più importante. Ecco, rispetto alla trasparenza, magari se vuole poi parlare, però posso dire quello che in questo momento un po' sta succedendo. In realtà noi abbiamo degli elenchi di estremamente vulnerabili e ci stiamo rendendo conto che sono stati in qualche modo costruiti, perché anche lì non è semplice. Ok, per i reumatologici che stanno facendo le terapie immunosoppressive, abbiamo chiesto ai centri, per gli oncologici degli hospital oncologici, per i diabetici, i centri antidiabetici, ma alcune patologie non ce le abbiamo. Quindi sono stati elaborati degli elenchi sulla base delle nostre banche dati, che sono determinate. Quali sono? Sono quelle delle esenzioni, sono quelle dell'utilizzo dei farmaci, sono quelle dei ricoveri, dei hospital, eccetera. E sulla base di quelle banche dati noi abbiamo, e sulla base delle indicazioni che ci hanno dato i centri clinici e che ci hanno dato i medici di medicina generale, abbiamo costruito questi elenchi di estremamente vulnerabili, a cui abbiamo mandato un SMS e gli abbiamo detto che possono andare in farmacia per prenotarsi. Okay? Capita però, non così. Io ho sempre pensato che fossero situazioni estreme, casuali e quindi molto limitate. In realtà anche stamattina a Modena non sono poi state così tanto limitate, che alcune categorie, alcune persone invitate per essere ed essendo nella categoria degli estremamente vulnerabili, in realtà non sono nella categoria degli estremamente vulnerabili. Ci sono alcune esenzioni che evidentemente ci hanno dato qualche problema. Sto pensando al diabete. Il diabetico di tipo 1 è estremamente vulnerabile. Il diabete di tipo 2 è considerato estremamente vulnerabile solo se prende almeno due farmaci antidiabetici. Stessa cosa per quanto riguarda gli oncologici, vi dicevo prima, l'esenzione 048
dovrebbe essere considerata un'estremamente vulnerabile solo se sta facendo le terapie, le chemioterapie o le radioterapie in quel momento, se le ha finite negli ultimi 6 mesi o se invece, questi ce li dicono i centri, sono delle prime diagnosi e devono fare il vaccino prima di iniziare le terapie. Chi è in follow-up per una patologia tumorale non è un estremamente vulnerabile, rientra nei fragili, che sono quelli che dovremo chiamare dopo che abbiamo finito gli ultra sessantenni. Allora, proprio perché eravamo senza vaccini, insomma, ne abbiamo pochi, non voglio dire che siano senza, ne sono arrivati 16.000 anche stamattina, quindi non posso dire che siano senza, però ne abbiamo tanti da fare, abbiamo ancora molte persone che ne avrebbero diritto, alle quali non riusciamo a farli. Io ho chiesto ai medici che lavorano e fanno l'accoglienza ai punti vaccinali di verificare la presenza o no delle condizioni dell'estrema vulnerabilità anche nelle persone che avevamo invitato e che erano state considerate nell'elenco degli estremamente vulnerabili. Quando si verifica che effettivamente, oggettivamente, è una persona che ha un'esenzione per il diabete, ma sta prendendo solo la metformina, non ha nessun altro tipo di complicanza, proponiamo di non fare Pfizer, perché non è, ovviamente, come devo dire, ci scusiamo anche, non è stata colpa del paziente, è arrivato lì perché noi l'abbiamo invitato, però oggettivamente non avrebbe diritto a fare quel tipo di vaccino e se è sotto i 60 anni non avrebbe neanche diritto a fare il vaccino, per la verità, però gli diciamo, però ne avrebbe diritto subito dopo i 60 anni in realtà, essendo un diabetico, quindi prima, anche se a 40 anni verrebbe prima dei cinquantenni, adesso capisco che è una logica molto, molto difficile da far capire, e quindi gli proponiamo, anziché a Pfizer, AstraZeneca, perché in realtà il diritto alla vaccinazione c'è, però non con il vaccino Pfizer, spiegando quali sono. A quel punto il paziente può decidere di farlo o decidere di non farlo, ovviamente, non è che lo obblighiamo. E questo probabilmente è quello che è capitato in questi giorni e che può essere stato considerato. Ovviamente questo ci comporta un allungamento dei tempi nei punti vaccinali, per cui ovviamente poi ci sono anche le code. Però io francamente, avendo così pochi vaccini Pfizer a disposizione, non me la sono sentita di dire fate finta di niente, perché in realtà si poteva anche fare quello, insomma. Se riusciamo a risparmiare qualche vaccino Pfizer e fare AstraZeneca, che io ritengo altrettanto valido se non di più dal punto di vista della induzione dell'immunità, perché in realtà è un vaccino che provoca una reazione immunitaria AstraZeneca complessiva nel nostro organismo, a differenza dei vaccini a mRNA che provocano solo la produzione di anticorpi, non la reazione complessiva di tutto l'organismo. Quindi io non sto proponendo a una persona un vaccino meno buono, sto solo proponendo a una persona un vaccino che è perlomeno altrettanto efficace, anzi sulle cose più gravi molto di più, ma che può essere utilizzato in questa persona perché non ha una patologia, non è un estremamente vulnerabile. Questa è la motivazione e questo è quello che sta succedendo in questi giorni. Poi sicuramente cercheremo di tenere la tensione il più bassa possibile e la cosa importante appunto è spiegare il più possibile alle persone quali sono le motivazioni. Io sono d'accordo sulla trasparenza, però proprio per quello, perché c'è stata un'individuazione sbagliata nelle banche dati della persona. Grazie Silvana, sì, è proprio così. Quindi in tutti i centri vaccinali, così come anche nel nostro ACARPI, possono succedere questi cambiamenti, ma d'altronde i medici che fanno le anamnesi sono medici, noi apposta alle anamnesi abbiamo soltanto figure mediche, proprio perché rifanno l'anamnesi con il paziente e può emergere che queste persone non siano vulnerabili, hanno finito la terapia oncologica da 3 o 4 anni, da 2 o 3 anni, quindi se non si va in questa direzione si sottrae poi un vaccino Pfizer a una persona estremamente vulnerabile che ne avrebbe assolutamente diritto. Quindi questa è la cosa che si sta portando avanti, ma è anche successo che qualcuno, pensando
perché a volte dei pazienti compilano la scheda anamnestica da soli, quindi ovviamente loro non conoscono come i loro medici di medicina generale quelle che sono tutte le patologie presenti nello schema importantissimo che è stato diffuso per gli estremamente vulnerabili. È anche successo che qualcuno si sia prenotato a AstraZeneca e poi è stato volto invece a Pfizer perché era assolutamente necessario. Quindi i medici che sono al centro vaccinale sono lì apposta proprio per verificare che la persona sia vaccinata col vaccino giusto. E questo è quello, è l'indicazione che sono state date. Non può essere detto in anticipo perché noi vacciniamo centinaia e centinaia di persone, quindi è proprio lì l'anamnesi che è un aspetto molto importante. Infatti noi stiamo potenziando la presenza dei medici che fanno l'anamnesi ai centri vaccinali, perché purtroppo è lì che si forma un po' la coda, cioè quando c'è da spiegare alle persone, se va tutto liscio, l'anamnesi si fa in pochissimo, quando c'è da spiegare le cose alle persone occorre, si perde qualche minuto in più, quindi è lì che si può formare la coda. Quindi abbiamo arruolato ulteriori persone, io devo anche ringraziare, parlo del distretto di Carpi, anche i medici dell'ospedale, perché avendo il centro vaccinale qui finiscono i loro turni in ospedale e ci vengono a aiutare giù, quindi questa è una collaborazione molto forte e stiamo cercando ugualmente di mantenere dei numeri alti. Rispondo anche all'altra domanda posta da un altro consigliere, se avanzano dei vaccini. No, devo dire che la campagna vaccinale che è partita al centro prelievi da 2 mesi, noi fin dall'inizio, come tutti i centri vaccinali su indicazione aziendale, quindi in modo molto omogeneo, fin dall'inizio abbiamo creato la lista dei riservisti secondo le indicazioni delle persone aventi diritto. Quindi per esempio vaccinavamo nelle prime settimane, vaccinavamo gli operatori sanitari che ancora non si erano vaccinati, vaccinavamo gli operatori delle CRA che ancora per qualche motivo non erano stati vaccinati, e quindi noi teniamo sempre delle liste di riservisti che sono importantissime. Queste persone sanno che possono essere chiamate anche alle 9:30 di sera, qui noi finiamo verso le 22, così come anche a Modena, e quindi noi finiamo in tutti i centri, tutte le fiale, tutti i giorni. Come ci ha detto più volte Silvana, e questo fa anche sorridere, abbiamo avuto delle persone che sono venute al centro vaccinale in pigiama, e questa è stata anche una cosa simpatica perché ricevono la telefonata e arrivano. Quindi queste liste dei riservisti noi le abbiamo sempre operative, sempre attive. In questi giorni, purtroppo, in cui abbiamo fatto degli spostamenti, e ci sta perché anche nei prossimi lunedì, martedì e mercoledì noi purtroppo dovremo spostare 770 persone, dicevo, e così come li abbiamo dovuti spostare i giorni scorsi di questa settimana, se avanzano delle dosi o perché qualcuno che aveva invece la prenotazione attiva non si è presentato, e perché può succedere anche questo, che qualcuno che aveva la prenotazione attiva e doveva venire non è venuto, quindi noi alla sera abbiamo sempre qualche dose che rimane, quindi chiamiamo queste persone, quindi può succedere anche che telefoniamo alle 9:30 di sera alle persone in appuntamento per il giorno dopo e le facciamo venire prima. C'è un'estrema cura nella creazione di queste liste, perché sono fatte sempre secondo i parametri, c'è una forte attenzione, però questo ci ha permesso di non sprecare nessuna dose. Adesso abbiamo fatto anche una procedura, sempre aziendale, perché ci sta succedendo che persone in attesa, persone che sono ricoverate in ospedale, in realtà dovevano fare la seconda dose nei giorni in cui sono ricoverati. Quindi se la patologia ospedaliera lo permette, se il motivo del ricovero clinico per cui sono stati ricoverati permette di fare la seconda dose, andiamo a fare la seconda dose durante il ricovero ospedaliero. Quindi abbiamo attivato tutto un percorso in tutta la provincia, con l'aiuto insomma dei medici ospedalieri e con l'aiuto anche dei bed manager. I bed manager sono le persone che gestiscono i ricoveri all'interno degli ospedali, per cui una delle prime domande che viene fatta è se le persone hanno ricevuto la prima dose e quando devono fare la seconda. Lo dico perché così ci aiutate a diffondere le notizie corrette: chi è ricoverato in ospedale e ha fatto la prima dose, se nel periodo di ricovero deve fare la seconda, bisogna assolutamente che lo segnali. Quindi gli viene chiesto, ma è giusto segnalarlo. Bene, grazie. Si sono prenotati la consigliera Arletti, il consigliere Bruno. Se qualcun altro vuole fare delle domande, si segna in chat. Ah, anche il consigliere Maio. Sì, grazie. Prego, Arletti. Sì, grazie Presidente, e volevo fare una domanda alla dottoressa Borsari.
che ha fatto vedere tra le ultime slide una slide molto interessante dove si vede quelli che sono gli obiettivi, diciamo, in termini di vaccinazioni e il numero di vaccinati al giorno, penso fossero dati provinciali. E lei, dottoressa, ha evidenziato che ci sono delle giornate molto positive dove il target, chiamiamolo così, di 5.200 vaccinati viene anche oltrepassato. Vi sono però dei giorni dove vediamo che teniamo, diciamo, una buonissima media, un buonissimo numero, oltre i 4.000. Ci sono anche giorni però dove vediamo 1.000 anche sul centinaio, quindi che non raggiungono nemmeno i 1.000 vaccinati al giorno. Chiedevo questo a cosa era dovuto, insomma, perché come ha detto giustamente lei, il mandato è vaccinare, 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 quindi vedendo quella tabella sembra che ci stiamo perdendo, tra virgolette, delle opportunità di vaccinazione. E la seconda domanda invece molto, molto semplice, non so se è stato detto all'inizio magari dalla dottoressa Scari, siccome abbiamo ricevuto diverse lamentele da parte dei cittadini sul punto vaccinale all'ospedale Ramazzini in termini di file, in termini di code, di anziani che dovevano aspettare magari sulle panchine all'esterno, siccome sappiamo, è uscito anche un articolo sulla stampa locale, che state allestendo una tensostruttura, quali sono i tempi di realizzazione, insomma, di completamento di questa struttura? Grazie, ho concluso. Consigliere Bruno. Sì, spero che mi sentiate e mi vediate. Ho queste fluttuazioni che non so se... E intanto ribadisco e ripeto il ringraziamento alle due direttrici per essere presenti qui stasera a regalarci questo momento di confronto che immagino nella pressione emotiva e proprio logistica dagli impegni deve essere stata, diciamo. E spero di non essermi perso nulla né per distrazione né per problemi di connessione rispetto ai numeri e agli elementi che ci avete fornito. Mi spero di non fare domande ripetitive in questo. Volevo farne in senso generale ad entrambe. Un paio di carattere più clinico, se vogliamo, che ripeto, spero di non essermi perso nei dati, relativo ai posti dei quali abbiamo avuto, gli ospedali hanno avuto a disposizione dal primo momento della prima ondata ad oggi, qual è stato l'incremento che inevitabilmente abbiamo dovuto avere per affrontare al meglio la situazione in termini proprio numerici, quindi sia per quello che riguarda i posti di medicina interna, in Covid, che di subintensiva, che di terapia intensiva in particolare. Sempre seguendo questa linea, volevo sapere quali fossero i criteri mediante i quali vengono decisi i trasferimenti, ad esempio, tra l'ospedale di Carpi e tra la medicina Covid dell'ospedale di Carpi e quella di Baggiovara o di Modena, nel senso che ad esempio credo di sapere abbastanza per certo che non tutti quanti i pazienti vengono trasferiti da una medicina interna, ad esempio dell'ospedale di Carpi, in direzione di una terapia intensiva o subintensiva di un altro ospedale. Questo volevo comprenderne la motivazione, magari i criteri, e sempre riferito a un ordine clinico, se attualmente esiste un protocollo che possiamo definire quasi standardizzato nei limiti della nebbia nella quale navighiamo ancora dopo un anno, e quale è questo, da cosa è rappresentato. Su una riflessione che riguarda di più i vaccini, ho visto proprio adesso anche che il sito dell'Emilia Romagna ha già iniziato a dare notizia della campagna di prenotazione a partire del 26 aprile dei cittadini di età compresa tra i 65 e i 69. Voi avete evidenziato, secondo me, anche se talvolta fisiologici, non poche criticità della campagna vaccinale attuale, relativa più che altro, oltre alla mancanza di dosi, anche al fatto che rimangono tagliate fuori percentuali, secondo me, non poco significative di cittadini over 70, 74. E visto che dal primo momento noi ci siamo detti che non tanto soltanto la mortalità di questo virus era la pressione, cui questo insiste,
sistema sostanzialmente sui nostri presidi sanitari. Ecco, la domanda rispetto ai posti di terapia intensiva e al fatto che non è chiara, secondo me, a gran parte della cittadinanza, e chiedo, è chiara e come vi sentite nel gestire questo ruolo, la direzione di questa campagna vaccinale? Cioè, i giorni apriamo le vaccinazioni per coloro che hanno un'età compresa tra appunto i 65 e i 69, che seppur interessati da una mortalità non indifferente, non è paragonabile a quella di tutti quanti coloro i quali sono rimasti a casa. L'ultima riflessione riguardo al periodo estivo, cosa vi aspettate anche in termini di problemi legati ad esempio al personale, non lo so, senza totale visione di causa. E l'ultimissima, se noi come, diciamo, forze politiche, comunque cittadini dei vari enti locali, oltre che supportare le nostre amministrazioni, ad esempio soprattutto nel trasferimento di cittadini che necessitano di supporto, possiamo, ecco, supportare la campagna vaccinale, perché non capita raramente che tanti di noi vogliono interrogarsi rispetto a questa anche nei rispettivi consigli, comprendendo che non è proprio una materia consiliare oppure unicamente, diciamo, del sindaco. Ecco, quindi semplicemente se esiste secondo voi qualche spunto importante, supporto che possiamo darvi. Non riesco a distribuire le domande su un soggetto piuttosto che l'altro, perché credo che siano abbastanza collegate. Grazie. Bene, passo la parola per la precisazione al consigliere Maio e poi direi che si può passare le risposte. Sì, grazie Presidente, ringrazio chi è intervenuto e tramite voi tutto il personale che si sta impegnando in questa battaglia. E condivido molto le parole che sono state dette sulla sicurezza dei vaccini e spero che tutti quanti noi, essendo come consiglieri, ci impegniamo per su questa, che è una battaglia prima di tutto anche culturale, di diffondere l'idea e la realtà dei fatti della sicurezza dei vaccini. Chiedo una precisazione riguardo a quello che il tema che è stato affrontato prima sui caregiver, in particolare i caregiver con età superiore ai 60 anni. Non ho capito come si pensa di organizzare la loro vaccinazione. E ho apprezzato molto il fatto che il tasso riguardo alle persone, al personale sanitario che si vaccina, che è stato vaccinato, comunque molto alto, che i numeri di chi non, al momento non intende vaccinarsi è davvero molto basso. Mi chiedo così se nel frattempo il personale che non sta scegliendo di non vaccinarsi, se è comunque operativo o ci sono state delle altre scelte a riguardo delle loro mansioni. Grazie. Dottoressa Scari, ci pensa lei? Anche perché la dottoressa Borsari non la vedo più collegata. Ok, allora comincio io. Sono collegata, parla pure Stefania, dopo intervengo anch'io. Vai pure. Prego, allora spiego un attimo. Stefania, ci sono. Perfetto, sono grazie. Solo col cellulare perché mi hanno buttata fuori. Immaginavo, visto l'orario, perché in San Giovanni infatti c'è un orario massimo, dopodiché viene messo l'allarme, quindi io star lì tutta la notte e non uscire mai più stando immobile o uscire a quest'ora. Allora dicevamo, la gestione dei posti letto della rete ospedaliera deve essere visto come una rete ospedaliera provinciale. E noi soprattutto in questa seconda ondata, ma era così anche nella prima, abbiamo una gestione condivisa sia con Baggiovara che col Policlinico, sia con gli ospedali dell'azienda USL, che sapete essere Carpi, Mirandola, Vignoles e Pavullo, sia con Sassuolo. Ci sono degli incontri molto frequenti, settimanali, quindicinali, fra le dirigenze di questi ospedali, proprio per andare avanti sempre insieme nella gestione dell'emergenza, a seconda se si è in un periodo in cui salgono il numero dei ricoverati e salgono il numero dei positivi, o se si è in una fase di plateau o se si è in una fase calante. Quindi la gestione è sempre stata portata avanti insieme. E l'ospedale di Carpi lavora in sintonia con gli altri ospedali. Spiego questo.
Nella prima ondata, che insomma, come sapete, è stata purtroppo una prima ondata sorpresa, dove abbiamo imparato tutti che eravamo in un'emergenza in modo piuttosto rapido, gli avevamo, parlo qui di Carpi, un accesso di 20-25 persone Covid positivi al giorno in pronto soccorso, e di questi 10, 12, 15 a seconda della situazione venivano ricoverati ogni giorno. Quindi c'era poco da essere allegri, bisognava avere i posti, bisognava convertire, cioè trasformare dei posti, diciamo, Covid negativi in posti Covid positivi e curare queste persone e tenerle ricoverate. Si erano stabiliti dei parametri clinici, per cui le persone che superavano determinati parametri clinici di gravità venivano centralizzate su Modena, quindi ci sono state fatte delle procedure. E così si è lavorato nella prima ondata. Nella seconda ondata, che vi dicevo l'organizzazione è stata un pochino diversa, si è lavorato sempre assolutamente in sintonia, però in tutti gli ospedali, c'era Carpi in modo particolare, c'era la possibilità di ventilare i pazienti, perché in medicina d'urgenza noi abbiamo raddoppiato i posti durante l'estate da 8, la medicina d'urgenza sapete che è il reparto di fianco al pronto soccorso, sono stati raddoppiati i posti da 8, sono diventati 16, e questi posti sono stati tutti monitorati. Cosa vuol dire monitorati? Vuol dire che ogni paziente ricoverato è collegato a delle macchine che rilevano l'elettrocardiogramma, la frequenza respiratoria, la saturazione, tutti i parametri che ci servono per vedere come sta andando una persona. Idem abbiamo monitorato dei posti anche in medicina, mentre in questa seconda e terza ondata si è deciso, siccome le persone cominciavano ad essere curate con le terapie già dal domicilio in accordo con i medici di medicina generale, perché nel frattempo si erano sviluppati dei protocolli e si raggiungeva un minor livello di gravità, quindi le persone in questa seconda e terza ondata in tutta la provincia si è avuto un pochino meno bisogno delle terapie intensive, per cui i pazienti che avevano bisogno di terapia intensiva venivano centralizzati su Modena, Policlinico e Baggiovara, e noi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio la nostra terapia intensiva è stata libera, cioè aveva soltanto pazienti non Covid, perché ovviamente, e quindi noi prendevamo pazienti da terapia intensiva non Covid da Modena, per esempio. Quindi c'è proprio questa collaborazione continua, quotidiana, diciamo, che ci ha permesso di andare avanti. Solo nel periodo di picco massimo di marzo, le terapie intensive di Baggiovara, che nel frattempo la sapete che erano state aperte degli ulteriori posti in Baggiovara Policlinico, erano, come dire, arrivati un pochino al limite, quindi abbiamo dovuto aprire su Carpi 4 posti che adesso, visto che siamo in fase calante dei casi positivi, stanno di nuovo riducendosi, quindi adesso siamo di nuovo in una parte diversa della curva. Quindi c'è sempre stata questa collaborazione. I pazienti quindi vengono ricoverati ovviamente in terapia intensiva o centralizzati a seconda delle condizioni cliniche. Ci sono delle procedure dove vengono misurati dei parametri, uno di questi si chiama il PF, che è il rapporto tra la ventilazione e la perfusione polmonare, insomma non vi sto ad annoiare con queste cose, però ci sono dei parametri ben precisi per cui se le persone superano questi parametri vengono centralizzate. Questo quindi la gestione è sempre provinciale e si lavora sia nella fase in cui si è saliti nell'epidemia che nella fase di plateau che nella fase di discesa, per fortuna in cui siamo adesso, insieme. E adesso si sta pensando di nuovo di convertire le parti, tanto più che noi in medicina d'urgenza stiamo pensando di ridurre dei posti Covid positivi, perché noi abbiamo delle camere singole, quindi lo possiamo fare, perché ovviamente abbiamo bisogno, come abbiamo avuto bisogno in tutti questi mesi, anche di posti non Covid, perché si è continuato a operare, si è continuato a ricoverare in medicina, quindi tutta l'attività non Covid è andata avanti. E dunque, ecco, per quanto riguarda la domanda che è stata fatta sulle lamentele, allora noi ci troviamo in questa situazione, noi raccomandiamo sempre a tutti, così come è scritto anche nei fogli di prenotazione, di presentarsi in tutti i punti vaccinali 5-10 minuti, non di più, rispetto all'orario di prenotazione. Le persone vengono chiamate secondo l'orario che hanno di prenotazione e non secondo l'orario di arrivo. Però, insomma, ci sono delle persone che hanno l'abitudine, che in tante altre occasioni era positiva, ultimamente no, diciamo un po' meno, di presentarsi anche con un'ora d'anticipo. Noi abbiamo avuto tante situazioni in cui le persone, noi quando aprivamo alle 11 le persone, quando apriamo, all'inizio aprivamo il centro vaccinale a mezzogiorno, avevamo le persone dalle 11:10.
Idem, abbiamo aperto noi tutte le sedi, le sale d'attesa che abbiamo all'interno del poliambulatorio, al CUP, alla SAU, sono tutte sale d'attesa che noi mettiamo a disposizione. In particolare domenica, abbiamo già da venerdì, abbiamo reso disponibile per la cittadinanza anche una sala che noi abbiamo presso l'Unicredit, lì nel piazzale donatori di sangue, la banca non c'è più, quindi abbiamo già aperto questa sala per dedicarla alle persone che arrivavano in anticipo, alle persone che aspettavano, anche perché sapevamo che ci sarebbe stato un weekend di brutto tempo, quindi in questa sala c'è l'aria condizionata calda e ci sarà l'aria condizionata per il fresco. Purtroppo anche domenica sono arrivate moltissime persone in anticipo, ma quello che è successo, sono arrivati molti accompagnatori. Allora, se gli accompagnatori sono giustificati con le persone di 80-85 anni in carrozzina, non sono giustificati con le persone autosufficienti. Noi domenica ci siamo trovate molte persone autosufficienti, perché stiamo adesso vaccinando i 75 anni, quindi tutta gente autonoma. Avevamo molte mogli e mariti, a cui chiedevamo di accomodarsi dentro la sala, oppure chiedevamo di andare in macchina, perché, come dire, fanno volume. Chiedevamo loro quando avevano l'orario di vaccinazione, e loro ci dicevano, perché lì abbiamo il filtro, ci dicevano, no, ma io non mi devo vaccinare, c'è mia moglie. E quindi, insomma, queste persone fanno volume. Chiedevamo loro di accomodarsi dentro la sala caldo e rimanevano lì. Poi ognuno fa quello che desidera, insomma, noi poi non abbiamo il diritto di obbligare la gente ad andare in macchina, ecco. Però queste sono cose che possono succedere. Noi comunque abbiamo a disposizione le sale del CUP, di dietro le sale della SAU, la sala d'ingresso, abbiamo a disposizione le sale giù, abbiamo a disposizione su, nei centri prelievi su, diciamo la pediatria di comunità, tutto il lungo corridoio di sale d'attesa che abbiamo nel poliambulatorio, quindi noi di spazi ne abbiamo. È ovvio che se le persone arrivano un'ora in anticipo, noi insomma cerchiamo di farle entrare, ma non possiamo farle entrare un'ora in anticipo perché abbiamo quelli dell'ora precedente. Ecco, quindi chiediamo la vostra collaborazione in due modi. Sicuramente stimolando la vaccinazione delle persone, perché vaccinarsi è l'unico modo che abbiamo per uscire da questo. Io devo dire che a Carpi, come dire, noi siamo anche molto contenti, perché quando vi dicevo prima che per esempio gli 85 anni sono vaccinati e all'85, cioè sono nel percorso vaccinale, quindi vaccinati o prenotati nell'85,6% dei numeri, e gli 80-84 anni l'89%, quelli non vaccinati, o i numeri di oggi aggiornati alle 5, quelli non prenotati, scusate, sono 447. Quindi un piccolo numero sui 4.000 che sono, un 10%, ok? Quindi se noi pensiamo che abbiamo a Carpi coperto l'89% nel percorso vaccinale già programmato delle persone che hanno 80-84 anni e solo 447 si devono prenotare, insomma, se cominciamo anche queste persone a prenotarsi arriviamo al 100%, ecco, quindi insomma Carpi sta rispondendo molto bene alla campagna vaccinale, ecco. Quindi sicuramente ci potete aiutare spiegando che non devono venire in anticipo, spiegando che le persone non devono accompagnare i familiari. Adesso domenica, un giorno, uno ha anche detto vado a fare un giro in centro vaccinale, accompagno mia moglie, insomma pazienza, però insomma questo non è il massimo, ecco, per noi, perché ci crea poi dei problemi. Quindi sicuramente stimolando la vaccinazione in quei pochi che ancora hanno dei dubbi, e ricordando a tutti che basta arrivare 5-10 minuti prima. Silvana, se vuoi aggiungere, no, stavo guardando le domande. Ma molto brevemente volevo rispondere alla consigliera che aveva chiesto rispetto all'ultima diapositiva che avevo presentato. Della capacità vaccinale, del fatto che in alcuni giorni della settimana non ne facevamo 5.000 ma pochi, 1.000 quei giorni, magari era la domenica. Ecco, il problema è che noi la campagna vaccinale, le prenotazioni le facciamo sulla base dei vaccini che abbiamo a disposizione. Noi non possiamo superare il numero di vaccini che ci viene consegnato durante la settimana, quindi ovviamente l'ho fatta vedere per dimostrare che la nostra capacità produttiva sarebbe molto più elevata di quello che attualmente stiamo facendo, ma che il limite è il numero di vaccini che ci arrivano. Questo è il dato purtroppo col quale dobbiamo confrontarci tutti i giorni, il numero, la quantità e anche quando arrivano. L'altra cosa invece che, se non ricordo male, chiedeva come precisazione l'ultimo consigliere era quella legata al tema dei caregiver.
60 anni. Allora, sicuramente, secondo me, buona parte dei caregiver sopra i 60 anni riuscirà a prenotarsi direttamente per l'età. Chi non riuscirà, speriamo nel giro di 10 giorni, 15 giorni, di riuscire a dare AstraZeneca ai medici di medicina generale, che quindi conoscono i pazienti, conoscono anche il fatto se sono caregiver o no dei pazienti, degli estremamente vulnerabili, ma anche degli ultraottantenni, dei disabili gravi, legge 104 articolo 3 comma 3 per intenderci, e quindi sono in grado i medici di medicina generale di individuarli e quindi di prenotare ed eseguire la vaccinazione. Riusciremo però a dare ai medici di medicina generale l'opportunità di avere le dosi di vaccino, io penso non prima di 10 giorni, considerando l'arrivo che al momento ci hanno detto rispetto a AstraZeneca, perché è l'unico che in questo momento possiamo utilizzare. Se ne arriverà di più, anche prima, appena arriva lo usiamo. Non so se ho detto... È preciso anche sulla tensostruttura, perché c'era una domanda sulla tensostruttura che noi... Allora, la tensostruttura noi l'abbiamo prevista a Carpi proprio per allargare ulteriormente, nell'eventualità dovessero arrivare un maggior numero di vaccini, la possibilità vaccinale di Carpi. Noi adesso, come vi dicevo, domenica avevamo quei vaccini a disposizione, siamo riusciti ad arrivare a 700 persone e non era attivo domenica né la sanità pubblica, né la sede della sanità pubblica, né la sede del centro antidiabetico, né la sede della pediatria di comunità, e quindi ne abbiamo fatti però 700 ugualmente, però siccome speriamo sempre che possano arrivare un numero più elevato di vaccini, noi la tensostruttura la dedicheremo ad ulteriori poltrone, che poi per vaccinare un maggior numero di persone se ci arrivano un maggior numero di vaccini, quindi sarà utilizzata, dovrebbe essere pronta ormai nel giro di pochi giorni, ci hanno rallentato un attimo questi giorni di pioggia per alcuni lavori, ma insomma poca roba, dovrebbe essere pronta nel giro di pochi giorni, manca poco ormai. Bene, allora, visto l'orario, direi di iniziare ad avvicinarci verso la fine. Quindi hanno richiesto di intervenire due consiglieri, Dorazzi e Rossi. Quindi passo la parola a loro e poi abbiamo le ultime risposte da parte delle dottoresse. Ecco, molto velocemente, sono stati richiesti varie associazioni la disponibilità di volontari. Chi è che gestisce questa cosa? So che molta gente però poi non è stata contattata, voglio sapere un chiarimento su questo fatto, grazie. Consigliere Rossi. Grazie Presidente. Io mi trovavo domenica sera lì al piazzale donatori di sangue, che ho accompagnato mio padre a fare il vaccino, quindi ho assistito alla scena anche della signora che poi ha fatto l'articolo sul giornale. Mi dispiace che sia stato dato degli epiteti ai volontari, per un increscioso modo di reagire. Detto questo, intanto ringrazio tutti i volontari e tutto il personale sanitario che si presta a fare tutte le vaccinazioni con questi orari improponibili che devono essere fatti. Però i ritardi sicuramente sono stati provocati probabilmente da una comunicazione sbagliata sul vaccino AstraZeneca, perché anche mio padre, che è 79enne con il diabete di tipo 1, è stato vaccinato con AstraZeneca, ma aveva come consigliato Pfizer. Quindi il tempo che si perde ovviamente per convincere, per spiegare quello che è stato spiegato anche questa sera, alle persone il motivo del cambio di vaccino sicuramente ha protratto i tempi, perché alle 18.40, cioè sì, alle 18.40 chiamavano quelli delle 17.40, quindi c'era un'ora di ritardo e si è finito verso le 20.40, 21. Questo, diciamo, servirebbe una migliore comunicazione sicuramente per poter gestire anche le file che si possono creare in questi frangenti. Comunque un grande ringraziamento per lo sforzo fatto a tutti i sanitari.
Allora, per quanto riguarda la gestione dei volontari, noi, per noi sono veramente un grandissimo aiuto. Noi da 2 mesi lavorano con noi, sono come noi, come i nostri operatori, devo dire instancabili, arrivano anche loro alle 22 di sera come noi, di sabato e di domenica, quindi sono, chiediamo loro anche elasticità, perché in alcuni momenti sono in un punto della sede vaccinale, in altri momenti in altri punti. Noi abbiamo creato un coordinamento provinciale proprio per evitare di chiamare associazioni, perché se all'inizio, i primi giorni, ovviamente ci si era mossi che venivano chiamate le associazioni locali, poi immediatamente come provincia abbiamo creato un coordinamento unico attraverso il nostro responsabile del 118 che conosce bene le associazioni, e ci hanno, le associazioni, diciamo, ci hanno dato tutte insieme un unico nominativo a cui fare riferimento, quindi noi parliamo con questo nominativo che loro ci hanno messo a disposizione e chiediamo il numero di volontari che ci servono. Poi sono loro, all'interno delle associazioni, tutti insieme, che si coordinano e decidono di quale, per ogni associazione, quante persone vanno. Se qualcuno è rimasto fuori, ditecelo, perché noi abbiamo bisogno di volontari, quindi non è un problema lavorare ulteriori, anzi anche oggi abbiamo chiesto personale per la settimana prossima, anche in vista dell'apertura della tenso struttura, perché anche lì avremo bisogno di personale, quindi per noi non, anzi noi siamo alla ricerca di personale in più. E quindi se qualcuno vuole partecipare tramite le associazioni lo segnala, noi gli diciamo a chi rivolgersi, e quindi non è assolutamente un problema. Anzi, abbiamo la collaborazione anche della Protezione Civile, che lavora con questi riferimenti delle associazioni, proprio perché se le associazioni, siccome la storia sta diventando lunga e sarà lunga, perché noi non vaccineremo 3-6 mesi, noi vaccineremo un anno e mezzo, 2 anni, perché gli studi che stanno venendo avanti ci diranno ancora presto quanto dura l'immunità nei vaccinati. Quindi nel giro, quando questi studi, diciamo, saranno un pochino più avanti, capiremo quanto dura l'immunità nei vaccinati, e quindi capiremo se dovremo fare un secondo richiamo, se dovremo fare un'altra vaccinazione, insomma capiremo tante cose. Quindi la nostra prospettiva di vaccinazione è lunga, e quindi noi avremo a lungo bisogno dei volontari, anzi temiamo che i volontari si stanchino, perché è troppo grande l'impegno che noi abbiamo anche in area amministrativa, perché ogni vaccino che viene fatto viene inserito sui nostri vari programmi, 10 minuti dopo è sul fascicolo sanitario elettronico, quindi c'è tutto un lavoro di registrazione dei vaccini che noi stiamo facendo con i nostri amministrativi, ma capite che facciamo orari quotidiani molto lunghi, e quindi ci stanno aiutando anche degli amministrativi che erano andati in pensione e sapevano utilizzare i programmi, che li abbiamo richiamati in servizio. Quindi insomma non c'è posto per tutti, ecco, ditecelo. Quindi, noi... Dottoressa, ma il numero di riferimento è la persona, dove li troviamo? Allora, voi scriveteci e noi glielo diamo. Cioè, noi diciamo la persona a cui facciamo riferimento per chiedere i volontari. Poi sono le associazioni che si confrontano con loro proprio per non creare disparità. Facci pure scrivere e noi non abbiamo problemi. Possono scrivere anche a me direttamente le associazioni. S.Ascari. Va bene, grazie. Ecco, io ringrazio anche il consigliere Rossi, che adesso stavo pensando alla domanda che aveva fatto. Sì, è vero, l'anamnesi può in certe persone molto rapide, in altre persone può diventare decisamente più lunga. Quindi, insomma, questo purtroppo può essere anche motivo di allungamento dell'attesa. È vero, però è un passaggio estremamente importante nella vaccinazione, e quindi questo è, noi potenziamo con i medici, con tutti i medici che abbiamo, il numero di medici che fanno l'anamnesi, proprio perché la causa della fila non sia lì, o sia lì il meno possibile. Ecco, poi anche loro, noi adesso stiamo lavorando 11-12 ore, quindi capite che abbiamo dei turni 6+6, 3+3, 6+6, insomma 7 giorni alla settimana, non è, avere tutte queste persone disponibili, facciamo fatica anche noi. Bene, direi che abbiamo concluso la serata e l'incontro. Ringrazio la dottoressa Borsari e la dottoressa Scari per gli approfondimenti, per averci dato la possibilità di avere dei dati aggiuntivi di questa situazione che stiamo vivendo in questo momento. Ringrazio anche i consiglieri per la presenza e per le domande fatte. Auguro a tutti buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, buonasera. Buona serata.
Buona serata. Buona serata. Ciao Stefania. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao Silvana.